motion. Amanti della grande Eurolega di basket, un saluto, ben ritrovati alla seconda puntata di Tra l'una e l'altra. Siamo alla settima settimana di regular season, una settimana, quindi una puntata che sarà ricca di contenuti, perché per quanto riguarda, come sapete, noi approfondiamo particolarmente il percorso delle italiane. Per quanto riguarda le nostre squadre, c'è stata la resurrezione dell'Olimpia Milano con sede di Zagabria, Cantù che è crollato ormai praticamente fuori dalla massima competizione continentale, e la Mezzana che continua a vincere dopo le prime tre partite in cui le ha perse tutte e tre, quattro vittorie consecutive. L'altra settimana abbiamo parlato in ordine di Cantù, Siena e Milano. Oggi inizierei proprio dall'Olimpia Milano, che è tornata alla vittoria. La squadra menichina aveva vinto le prime due partite di questa regular season, poi era crollata e aveva perse quattro di fila. Ebbene, in casa, al Forum, che purtroppo non è mai un fattore a livello di pubblico, Forum sempre quasi vuoto, ha ritrovato il successo contro il Sede Vita Zagabria, vittoria importante di 15 punti, 75-60, vittoria ottenuta grazie al ritorno della coppia greca. Ioannis Bourousis è tornato dall'infortunio, Anthony Sfotsis era sparito, un giocatore di cui avevamo parlato la scorsa puntata criticandolo molto perché non stava prendendo le sue responsabilità e non stava facendo ciò che probabilmente gli veniva chiesto da un anno a questa parte. Ebbene, è tornato, non il miglior Fozzis, però un Fozzis accettabile. Io direi, guardiamo subito, prima di parlare di questa partita, gli highlights, poi torniamo e ne parliamo in maniera approfondita, analizziamo un po' i punti di forza di questa squadra e anche i punti deboli, e soprattutto capiremo se è stata una prova di forza dell'Olimpia Milano o una, tra virgolette, disfatta del Sede Vita. Quindi highlights e torniamo. Milan play host to Cedevita Zagreb. Langford. The alley-oop is successfully completed. Lovely pass there, and Richard Hendricks throws it down. Shot clock 10. Lovely patient play. And despite the hesitation from Miro Bilan, Marcus Green for three. Cedevita take the lead at 35-32. Chiotti sets a pick and rolls. Lovely move and a reverse layup. It's back to a one-point game. Terrific move there. Bourousis. Uh-oh, Vasili for three. A lot. There could be an 8-second call here. The long pass is, well, somehow taken. And, well, what a pass. But he hit two there to make it a 19-point game. At last, the score. Marco Thomas hits a three for Cedevita Zagreb. Bourousis looks casual at the point. Another three, and now it's a 21. That's it, 75 play 60. A wonderful, wonderful second half by Milan. Eccoci subito dopo gli highlights di questa prima partita che analizziamo. Allora, sicuramente l'abbiamo detto, Ioannis Bourousis è tornato dall'infortunio ed è stato quasi determinante per questa squadra. 11 punti, 12 rimbalzi, doppia doppia, 22 di valutazione, è tornato lui e Milano è tornata a giocare. È uno dei giocatori con la valutazione più alta in Eurolega quest'anno, Bourousis. Se l'anno scorso aveva un po' deluso, secondo me quest'anno sta rispettando alla grandissima le aspettative. E dall'altra parte ci si aspettava tanto da Jenabal, che aveva trascinato la squadra nella vittoria contro lo Zalgiris di Kaunas. Comunque era stato il giocatore che aveva retto meglio la baracca, diciamo, nelle prime partite di regular season. Ebbene, è stato praticamente nullo, soli 6 punti. Anche Marquis Green, conoscenza del nostro campionato, ex Avellino, a parte la tripla del sorpasso quasi alla fine del secondo quarto, e altri 2 punti ha fatto poco, solo 5 punti per lui. Per il Sede Vita si è salvato ovviamente solo Marco Binan,
ma non è bastato. Milano ha mandato 4 uomini in doppia cifra, oltre a Fotis e Borussi, che abbiamo già detto, anche Lanford e il solito Malik Erickson, che secondo me sta trascinando la sua squadra in questo momento in Eurolega, proprio insieme a Lanford e Borussis. Abbiamo visto, secondo me, un tentativo di riscossa di Milano dopo le tante critiche ricevute nella prima parte di stagione sia in Italia sia in Eurolega. Secondo me i problemi non sono ancora risolti, perché non è con 2 vittorie consecutive contro Cremona e contro Sede Vita Zagabria, che per carità squadra in Eurolega, però l'Olimpia dovrebbe dimostrare di essere forte giocando contro un altro tipo di squadre, perché non è proprio da queste squadre qua che capisci come stai, se sei in grado veramente di reagire al momento. Adesso, ieri ha vinto di nuovo in campionato Milano contro Montegranaro, faticando, è stata sotto a lungo. Alla fine la panchina molto corta di Montegranaro ha dato la possibilità a Milano di vincere, ma i problemi sono ancora da risolvere. Vedremo, perché settimana prossima l'Olimpia fa visita a Calamorale. Non è ancora matematicamente qualificata, però ci siamo quasi. Diciamo, Calaboral è una squadra in grandissima difficoltà, ha vinto una sola partita in questa Eurolega ed è quella del Forum, disfatta veramente sotto i colpi dell'Olympiakos 2 settimane fa ad Atene, ne abbiamo parlato la scorsa puntata. Ancora peggio, ha preso 37 punti di scarto a Kaunas dallo Zalgiris, 82 a 45, quindi secondo me le speranze del Calaboral sono praticamente nulle, e le speranze nulle del Calaboral corrispondono alle grandi speranze, secondo me, dell'Olimpia Milano di passare il turno. Passando il turno, poi sappiamo, quest'anno col nuovo formato delle top 16, non più 4 gironi da 4 squadre, ma 2 gironi da 8 squadre, quindi molte partite in più, però non conta più la posizione nel girone di regular season per il sorteggio, quindi andrebbe bene anche un quarto posto a questa squadra, anche perché vedo difficile che riescano ad arrivare anche solo al terzo, perché in questo momento lo Zalgiris e l'Olympiakos sono a un livello superiore, dovrebbero fare corsa sull'Efes. Però ricordiamoci che la differenza canestri è a favore dei turchi. Secondo me in questo momento l'importante per questa squadra è aver ottenuto la qualificazione, perché per come si era messa il rischio di non arrivarci alle top 16 c'era. Quindi qualificazione quasi ottenuta, e la compagine di Sergio Scariolo adesso potrà concentrarsi veramente sul migliorare e cercare di capire cosa non sta funzionando in ottica top 16, anche Final 8 di campionato italiano e playoff sicuramente. Da, diciamo, una pagina sorridente per il nostro basket, passiamo a una sicuramente meno bella. Si parla di Cantù. Cantù è praticamente fuori da questa Eurolega, preso in casa col Panathinaikos, di nuovo per soli 2 punti, arriva in volata. Purtroppo questa squadra dimostra mancanza di esperienza, perché questi finali punto a punto dopo un po' che te li giochi dovresti sapere come gestirli, invece ancora una volta si sono trovati in grossa difficoltà. A 2 minuti e mezzo dalla fine i Brianzoli erano avanti di 6 lunghezze, la partita sembrava in pugno, il Paladesi era una bolgia, 2 triple consecutive hanno veramente spento le speranze di questa squadra, e la partita è finita come sappiamo. Non sono bastati 18 punti di Tai, sul migliore dei suoi, 17 di Tabu, e in doppia cifra anche Aradori con 10 punti sottotono, Leoni con 11, che sicuramente fa sempre il suo. Dall'altra parte, straordinario Dimitris Diamantidis, l'abbiamo visto con un'ultima difesa su Tabu, secondo me straordinaria, è saltato giusto sulla finta, ma Tabu ha fatto un numero, secondo me, che sapeva benissimo non gli sarebbe entrato. Diciamo, ci ha provato, ha preso in mano la squadra quando Jerry Smith si è infortunato, però forse gli è mancato un cambio all'altezza, perché Kudelacek non è stato sicuramente una buona riserva. Il Panathinaikos, straordinario Brahmus, 21 punti, 7 su 9 da 3. È lui che ha ammazzato la partita con 3 triple nel momento in cui Cantu proprio sembrava riuscire a scappare. È stata una partita sempre all'insegna dell'equilibrio. Vantaggio Panathinaikos di 4 punti nel primo quarto, pareggio all'intervallo, vantaggio di nuovo Panathinaikos di 4 punti a fine terzo quarto, e vittoria di 2.
Secondo me se Cantù avesse vinto non avrebbe rubato nulla, però ripeto, secondo me è mancata l'esperienza. Adesso andiamo a vedere gli highlights, poi ne parliamo ancora un po', completiamo la situazione di questo girone e poi continuiamo con il nostro programma. Quindi highlights arriva. Allora, sicuramente avete visto la grande difesa di Diamantidis che vi dicevo su Tabu nell'ultimo possesso di Cantù, avrete visto il possesso che poteva dare il pareggio alla vittoria ai Brianzoli, avete visto sicuramente le triple di Bramos che hanno ucciso letteralmente la partita, avrete visto che è stata una partita dove, come ho detto, Cantù non avrebbe rubato nulla, però comunque Cantù in questo momento è fuori dall'Eurolega, c'è veramente poco altro da dire. I Brianzoli non sono stati in grado, era un girone obiettivamente difficile, però sinceramente io mi sarei aspettato qualcosina di più, soprattutto perché le due partite perse contro Lubiana, se tu le avessi vinte in questo momento, non dico che saresti qualificato, però saresti lì a giocartela fino alla fine. Invece così, a 3 giornate dalla fine della regular season, sei già fuori. Devi solo adesso difendere l'onore in casa davanti ai tuoi tifosi, anche in trasferta ovviamente, non farsi travolgere. Ricordiamo che questa squadra deve ancora andare a giocare a Istanbul, deve andare a giocare a Mosca contro il Khimki e ospiterà la Madrid, quindi 3 partite difficili, sono le prime tre squadre del girone. Proprio perché in questo girone, questa settimana, Real Madrid ha letteralmente asfaltato il Khimki 104-81, il Fenerbahce è tornato alla vittoria contro l'Olimpia Ljubljana in casa, è tornato con Mekaleb. Non il bom e calo che avevamo visto proprio a Cantù, al Paladesio, sappiamo quel era un lontano parente del giocatore che conosciamo, perché con problemi alla caviglia non si allenava, non giocava in campionato, Coach Pianigiani aveva deciso di tenerlo solo per le partite di Eurolega, scorsa settimana addirittura proprio non era tra i 12 convocati, questa settimana è tornato il bom e calo che conosciamo, non ancora magari quello dell'anno scorso o di 2 anni fa a Siena, però già è un grandissimo giocatore e lo sappiamo. Cantù, tornando a Cantù, un attimo prima di chiudere il discorso di questo girone, secondo me a questo punto che è fuori dall'Eurolega può concentrarsi sul campionato di Serie A e sulle Final Eight di Coppa Italia, e secondo me potrà essere veramente una cliente molto 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 pericolosa per lo scudetto, perché punteranno solo più a questo, non avranno altri impegni settimanali, invece Siena e Milano continueranno sicuramente, almeno avranno ancora le 3 partite di regular season, le avrà anche Cantù, quindi avranno 14 partite di top 16 che potrebbero pesare. Adesso non voglio fare una parte apposta al campionato italiano, ovvio non pensiamo solo a queste 3 squadre come pretendenti al titolo, perché quest'anno Sassari e Varese stanno veramente volando e io non toglierei neanche Venezia, anche se sta andando male. Comunque questa era una piccola parentesi. A questo punto il Real Madrid in questo girone è assolutamente favorito per passare come primo nel turno. Panathinaikos, Khimki e Fenerbahce seconde a pari punti, per differenza di risultati dovrebbe, mi pare, non vorrei
dovrebbe essere secondo il Fenerbahce, terzo il Khimki e quarto il Panathinaikos. Comunque, questo girone è già tutto delineato. A meno di incroci impossibili, secondo me, di risultati tanto fuori, l'abbiamo detto. E era il girone di ferro. Purtroppo ci si poteva aspettare che sarebbe andata così per Cantù, anche se la speranza era fare magari corsa o sul Khimki o sul Panathinaikos, che sappiamo essere molto indebolito rispetto agli anni scorsi, non c'è neanche più Obradovic in panchina, però c'è sempre un certo signor Dimitris Diamantidis che secondo me è uno dei migliori, e resta uno dei migliori giocatori di questa Eurolega. Adesso io direi, prima di andare a parlare del gruppo B e quindi dell'ennesima vittoria della Mensana, direi vi faccio vedere le migliori 10 giocate della settimana, poi una breve pausa pubblicitaria, poi torniamo e parliamo appunto della Mensana, e poi andremo a vedere, anche sperando di riuscire a farlo un po' più approfonditamente della scorsa volta, dove eravamo indietro con i tempi, del girone D, girone che non vede impegnate squadre italiane, c'è solo Ettore Messina, che virgolette solo, grande allenatore sulla panchina del Cesca. Vabbè, questo lo vediamo dopo, quindi adesso le migliori 10 giocate, mi raccomando non perdetevele, breve pausa come sempre, torniamo subito. Number 10, Cantu Italy, Mauro Cantu on the break. Jeff Brooks to Jonathan Tabu to Alex Tyus for the crowd-pleasing dunk. Number 9, Milan, Italy. Keith Langford of EA7 Emporio Armani sends up the lob pass, and Richard Hendricks brings down the hammer, a one-handed alley-oop jam. Number 8, Istanbul, Turkey. Teddy Gibson of Brose Baskets tries to make his way to the rim, but Randall Falker of Beşiktaş stops him cold with a big block. Seven, Barcelona, Spain. Juan Carlos Navarro of FC Barcelona Regal delivers a bounce pass to Ante Tomic, who slams in the crowd. Number 6, Kaunas, Lithuania. Mindaugas Kuzminskas of Žalgiris comes off the baseline to fire up his home fans with a huge dunk in traffic. Žalgiris made it to the top 16. Number 5, Cantu, Italy. Jonathan Tabu of Mapporo Cantu connects with Alex Tyus, but Stefan Lazme steps in their way with an out-of-nowhere rejection. Number 4, Moscow, Russia. CSKA's playmakers in action. Aaron Jackson to Milos Teodosic, and back to Jackson to finish the play. Number 3, Showtime in Kaunas, Lithuania. Mindaugas Kuzminskas missed his first shot, but Mario Della sends him back a no-look pass for a high-flying slam. Number 2, Barcelona, Spain. FC Barcelona Regal in action. Victor Sada to Nate Jaway for a monster mash in traffic. Take that. And the number one play of the week, Moscow, Russia. CSKA point guard Aaron Jackson collects the steal, tricks his defender with a crossover, and sends a one-of-a-kind pass to Sonny Weems for an easy 2 points. Nuovamente con voi dopo una brevissima pausa pubblicitaria introdotta dalle migliori 10 giocate della settimana di Eurolega, e come promesso
Andiamo a parlare del gruppo B, il gruppo in cui è impegnata la Melsana Siena. Melsana, secondo me, la Melsana che secondo me ha fatto una partita veramente, veramente importante. Giocava contro una grande squadra, il Maccabi, quasi tutti gli anni va in Final Four, squadra allenata secondo me da un grandissimo allenatore come David Blatt. Melsana che per alcuni tratti della partita mi è addirittura sembrata in difficoltà. C'è stato un momento a metà del terzo quarto che Sean James veramente riusciva a fare la differenza perché Horkner non riusciva a tenerlo, in cui sembrava poter scappare. Ha chiuso addirittura il terzo quarto a più 9, poi la Melsana è rientrata. Facciamo una cosa subito, perché poi qua c'è tutta questa partita, c'è veramente tanto da parlare. Io direi guardiamo subito gli highlights e poi ne parliamo, tanti argomenti da analizzare, situazioni, quindi highlights e torniamo veramente. Tra un minuto siete di nuovo qua con me. Drop from Logan drops in. Maccabi shoot 50% from inside the arc. Pass down low. Kasum with the dunk. Ouch. Canaletto. Brown open floor. Here's the lob for Kasum. Mario becomes Super Mario. Step out from rest. Wide open James. James to finish. The dunk. Here comes Smith. Pass from Hickman. Guarded closely by Moss. Down low. To James again. It really is unstoppable. And maybe they're right. For James. Into the screen for Bobby Brown. Through the legs. Brown for three. Short. Gets his own rebound. Brown layup. Good. Oh, there's a foul. Sean James. Zone for Siena. There should be a wide open shot somewhere for Maccabi. Penetration. The layup has dropped in. Hackett now with James guarding him. Hackett. Another one goes down. Hackett, third three of the night. I think that's number 12 for Siena. Another shot penetrates rest goes up layup from Thomas Rest. Smith, there's the three from Smith off the backboard, makes it. Well, that is important, the fact that it closes the gap to two, which I think was the identical margin teams had in Maccabi. Ed eccoci dopo gli highlights. Sicuramente avrete visto le azioni salienti di questa partita, anche se ce n'erano veramente tante, è stato difficile sicuramente selezionarli diciamo, per i registi dell'Eurolega che ci concedono appunto queste immagini. Allora, andiamo a parlare un po' più a fondo di questa partita come promesso. Allora, un primo quarto molto equilibrato, la Melsana è stata quasi sempre sotto, però chiuso solo sotto di due. Terzo quarto è riuscita ad andare davanti, di più 3, 44, scusate, terzo quarto, secondo quarto è riuscita a stare davanti, 44-41, vantaggio di 3 punti, era più 1, poi c'è stato il canestro l'ultimo secondo di Moss con un ottimo assist di Bobby Brown. E appunto, terzo quarto la Melsana è crollata, sembrava veramente sotto, 59-65, grosse difficoltà, e poi la rimonta, 69-67 finale, anche se alla fine, diciamo, il canestro di David Smith, l'avete visto, ha portato almeno due e ha salvato, diciamo, ha pareggiato la differenza canestri delle due squadre. Ricordiamo, la Melsana aveva perso 70-68 a Tel Aviv la gara d'andata. Quindi in questo momento la differenza canestri è pari, se arrivassero a pari punti bisognerà vedere la differenza canestri totale di girone delle due squadre. E comunque una squadra che si è comportata molto bene. Andiamo a parlare approfonditamente di questa partita, dei giocatori. L'abbiamo detto, per il Maccabi è stato veramente un enigma incontenibile per la difesa della Melsana, Sean James e anche Leon Liao. Diciamo, i due lunghi del Maccabi sono stati una difficoltà fino a 8 minuti alla fine, in cui Coach Bunky ha deciso di giocare la difesa zona. Da quel momento i lunghi del Maccabi non hanno più visto palla. Nel tiro perimetrale la squadra gialla non ha avuto percentuali elevatissime in serata. Questo ha fatto sì che la Melsana riuscisse a rientrare. Abbiamo detto appunto, Sean James, inizio del terzo quarto devastante, contro Horter non ce n'era, non riusciva a tenerlo il centro austriaco. E allora cosa ha fatto Luca Bunky? Ha inserito Mario Kasun, che
che era entrato già nella prima metà di gara, però aveva fatto poco, non ci era piaciuto. Invece è entrato, grande determinazione, grande carisma. Secondo me ha dato una grande dimostrazione, forse la prima volta che vediamo Mario Casun così alla grande. E poi una scelta coraggiosa. Mezzana che rimonta, però mancava quel qualcosa in più. Tutti pensavano, beh, Casun starà dentro, Bobby Brown starà dentro, Daniel Hackett starà dentro, Kangur, anche lui partita straordinaria, adesso ne parliamo, starà dentro, invece no. David Moss, no, come lo puoi togliere? Invece no, Banchi ha dovuto fare un cambio. Sicuramente quando ho visto questo cambio ho detto cosa sta facendo? Ha avuto ragione lui. Fuori Mario Casone, dentro Thomas Reyes. Nell'ultimo quarto Thomas Reyes e Daniel Hackett insieme hanno messo a segno 21 punti. Fino alla fine del terzo quarto ne avevano messi insieme in 2-4. Thomas Reyes ha messo un parziale di 8 punti più i due liberi nel finale, con cui ha portato a casa la partita. Scelta coraggiosa, scelta assolutamente azzeccata. Res, due triple, un'entrata che mi è sembrato per un attimo Bo McCallum, perché da un lungo come lui non te l'aspetti sicuramente, e i due liberi conclusivi. Straordinario Thomas ancora una volta, ma io vorrei veramente parlare di Daniel Hackett, MVP di questa partita. Non aveva fatto nulla, palle perse, veramente poco. Fino all'ultimo quarto, mancavano 8 minuti e mezzo alla fine, ha preso in mano la squadra. Tre bombe, due penetrazioni, rimbalzi, palle recuperate. Per un attimo c'era che è stata una quasi rissa con Malcolm Thomas, punita con un doppio tecnico, quindi non ha portato problemi a nessuna delle due squadre. Hackett ha dato grinta, ha dato cuore, ha dato tanta, tanta intensità. È quello che a Siena gli chiedevano ed è per questo che il pubblico di Siena lo ama. È stato veramente straordinario ed è andato a coprire una serata secondo me abbastanza negativa di Bobby Brown, che ci saremmo aspettati, per carità, 16 punti, però da lui ti aspetti sicuramente di più, tiri dal campo percentuali abbastanza basse, liberi come sempre, non ne sbaglia quasi mai. Abbiamo parlato adesso anche di Christian Kangur, straordinario, è stato secondo me pazzesco. Quando tirava non sbagliava, eri sicuro, dava palla lui da fuori, tirava, segnava 12 punti, 17 di valutazione, sì, forse un paio di palle perse, un paio di errori difensivi, però quando le partite vanno così bene c'è veramente poco poco da dire. Alla fine di questa partita Bled ha cercato di difendere la differenza canestri, ci è riuscito con una tripla veramente fortunosa di David Smith come abbiamo detto, ma comunque la Mensana a 18 secondi alla fine su quel più 5 era sicura di aver vinto questa partita. Partita che ha sancito la rinascita, secondo me, di Matt Jennings. Perché? Non perché abbia fatto una grandissima partita, forse l'ha giocato meglio di quella contro il Procom o contro l'Alba Berlino, ma il motivo è che lui all'andata a Tel Aviv non aveva messo piede in campo, 0 minuti, 0 secondi, sempre in panchina. Quella era la partita del ritorno di Marcelus Kemp. Kemp è un punto interrogativo per questa squadra. Molti nell'ambiente, sento voci, dicono verrà tagliato così come Rasic, ma per i due vorrei fare un discorso separato. Marcelus Kemp secondo me è un grandissimo giocatore, un grandissimo talento e secondo me a Siena dovremmo aspettarlo. Adesso è andato negli Stati Uniti a farsi curare, non si sa se sia stato mandato come tra virgolette anticipazione al taglio oppure se sia stato veramente mandato per cercare di recuperarlo. Io spero di sì. Però sia stato mandato per cercare di recuperarlo, anche perché è stato tesserato non solo per l'Eurolega, dove ha dato secondo me prestazioni importanti, è stato tesserato anche per il campionato, appunto per la partita persa poi in casa contro l'Olimpia Milano. Ha giocato solo quella partita, tra l'altro neanche benissimo, poi non l'abbiamo più visto. Io spero che l'investimento verrà mantenuto, secondo me è il giocatore nettamente più forte di questa squadra e spero gli daranno la possibilità di dimostrarlo. Rasic per me, l'ho detto la scorsa settimana, continua a essere un punto interrogativo. Non so sinceramente se possa migliorare, se possa tornare in forma. In questo momento mi sembra di no, mi sembra un giocatore coinvolto emotivamente nel gruppo squadra, perché si è creato appunto un bel gruppo squadra, però finisce lì la cosa. In Eurolega ha giocato pochissimi minuti, in campionato qualcosa in più, però comunque le sue prestazioni non sono di buon livello. Io credo che la Mensana dovrà cercare un nuovo playmaker al posto appunto di Alexander Rasic. Poi, per quanto riguarda, sempre parlando di infortunati, Benjamin Eze è tornato a correre pian piano sul parquet del Pallavestra in allenamento la scorsa settimana. Ha fatto
Non credo che prima di un paio di settimane lo rivedremo in campo, però questa è una buona notizia perché se, come abbiamo detto, nel reparto lunghi la Mazzano ha sofferto in questa partita, con Benjamin Eze sicuramente avrebbe sofferto meno. Certo, se questo è, se Mario Kassoun è questo che abbiamo visto, se Thomas Rhys continua così, forse non c'è neanche bisogno, però nel lungo della stagione sicuramente un giocatore come Eze si farà sentire là sotto. Adesso, secondo me, la Mensana ormai è quasi quasi qualificata, perché l'Alba Berlino gli ha fatto un favore enorme vincendo con lo Chalon. Quindi, secondo me, adesso la qualificazione è assolutamente in tasca, diciamo quasi in tasca, c'è ancora una piccola parte fuori. Adesso bisogna difendere il terzo posto dagli assalti dell'Alba di Berlino, l'Alba di Berlino che ha vinto 3 partite, la Mensana ne ha vinte 4, quindi ancora un vantaggio. Diciamo anche il primo posto ormai credo sia andato, il secondo si può sognare, però la vedo dura. Il terzo posto secondo me sarebbe un risultato giusto, anche perché come era iniziata, 3 sconfitte poi 4 vittorie consecutive, grande reazione. Chalon a questo punto io credo quasi fuori, anche perché avendo perso con Berlino la vedo dura, il Procom assolutamente fuori. Malaga ha vinto appunto contro la Secco Procom, un'altra ottima partita secondo me degli spagnoli che settimana prossima vengono a Siena, anche loro l'andata hanno vinto di 2 punti così come era stato per il Maccabi, speriamo che sia di buon auspicio perché secondo me questa è una grande Mensana e potrà forse non andare lontano perché sarà dura superare il top 16, però potrà fare assolutamente una bellissima figura. Ancora una volta mi sono dilungato un pochino troppo, però oggi il tempo per parlare un attimo del gruppo D lo voglio assolutamente tenere. Allora, questa settimana, ancora una volta, non è una novità vittoria di Barcellona e CSKA. Barcellona che continua a essere imbattuto, l'unica squadra imbattuta di questa Eurolega. CSKA che segue a una vittoria, appunto, la sconfitta subita dai catalani. Nell'altra partita il Beşiktaş conferma di essere la terza forza di questo girone e di essere praticamente qualificata alle Top 16. Ricordiamo, il Beşiktaş ha battuto il Bamberg facendo anche un favore a Partizan sicuramente e l'Efes, che secondo me è un gradino, sotto. Per quale motivo? Perché l'abbiamo detto, il Partizan nonostante avesse chiuso il girone d'andata di regular season con 0 vittorie e 5 sconfitte, con la vittoria della prima giornata di ritorno era ancora in corsa per le Top 16 e continua ad esserlo perché l'ultima giornata appunto c'è lo scontro diretto col Bamberg. L'andata a Belgrado ha vinto di 5 il Bamberg, al ritorno deve vincere meno di 6, però secondo me ci potranno essere ancora delle sorprese in mezzo. Il Partizan gioca prossima settimana in caso con gli Efes, in caso di vittoria secondo me possiamo parlare di girone riaperto, anche se poi la settimana dopo è il Bamberg che gioca con l'Efes, però in Lituania. Quindi la corsa per il quarto posto è ancora apertissima tra queste 3 squadre, anche se io ne vedo due che se la giocano e una un po' più sotto, per le altre tre credo non ci siano dubbi, a meno che il CSKA non riesca a vincere col Barcellona. Nell'ultima giornata andare a vincere a Barcellona però e ribaltare una sconfitta di 21 punti la vedo dura, le gerarchie per i primi tre sono assolutamente definite. Per questa settimana secondo me è quasi tutto, abbiamo ricordato anche gli appuntamenti per la settimana prossima, ci sarà match di cartello sicuramente per la Mensana che incontra, come abbiamo detto, l'unica Camalaga al Palestra, Milano va a vittoria contro il Calaboral e la Mapo Cantù ormai fuori va a Mosca contro il Chimki che non dico si gioca al primo posto nel girone, però deve cercare di difendere il secondo posto dagli assalti del Fenerbahce. Per questa settimana anche è tutto, io vi ringrazio per avermi seguito, l'altra settimana siete stati numerosi, spero lo farete anche questa settimana, vi lascio come l'altra volta con le giocate dell'MVP, anzi questa settimana sono due con MVP della settimana, Ante Tomic, Rudy Fernandez, due spagnoli, uno dei due giocatori di squadre spagnole, uno del Real Madrid, uno del Barcellona. Godetevi queste giocate che secondo me ne vale la pena. Grazie a tutti e buona serata. Two players
whose home teams face close halftime scores, Ante Tomic of FC Barcelona Regal and Rudy Fernandez of Real Madrid came out of the locker rooms to show the way to big victories and share the BWIN MVP award with the best performances on a winning team in week 7. Tomic was Mr. Inside as Barcelona, behind by 3 points at halftime, stormed past Nieto Rodríguez by a final score of 90-66. He made all 7 of his 2-point shots and pulled 7 rebounds to score 17 points, his EuroLeague season high in a Barcelona uniform. Tomic's performance index rating of 28 was also a career high for him in this, his 4th EuroLeague season. As Mr. Outside, Fernandez was able to match that index rating as Madrid turned a 1-point halftime lead into a 104-81 victory over visiting Khimki Moscow region. In a masterful display of gamesmanship, Fernandez was everywhere as he buried 3 3-pointers, just as many acrobatic 2-point shots and 8 of 9 free throws while dishing 3 assists to his teammates. He finished with 23 points in just 17 minutes on the floor as Madrid took over first place in its group with 1 foot already in the top 16. Congratulations to Ante Tomic and Rudy Fernandez, this week's BWIN MVPs. Turkish Airlines, Europe.